Eccoci, ciao, io sono Riccardo, trasmetto da Milano, zona 9 Bovisa, in quella che per me è una sistemazione momentanea. È la mia prima apparizione nella seconda stagione di Decamerette. Mi occupo di letteratura russa e in particolare del Novecento. E nella prima stagione tenevo la rubrica Donne del Novecento Russo, abbiamo parlato assieme di Akhmatova, di Tsvetaeva, Nadežda Mandelštam e Bella Akhmadulina. Oggi continuiamo con questa rubrica e parliamo di Nina Berberova, protagonista di tutto il secolo Novecento, vive dal 1901 al 1993 e in particolare protagonista del mondo dell'emigrazione russa, un fenomeno che coinvolge le vite di intellettuali, artisti, scrittori e persone comuni emigrati dalla Russia sovietica in seguito alla rivoluzione, per via di divergenze estetiche o ideali con il regime e per via di questioni relative alla libertà e all'oppressione. Nina Berberova nasce l'8 agosto 1901. Lei è molto orgogliosa del suo anno di nascita. È nata nel primo anno del nuovo secolo, del XX secolo. Questo sembra conferire grande importanza l'evento della sua nascita, e nasce a Pietroburgo, è figlia di un funzionario del Ministero delle Finanze di origine armena e di una donna russa. È di buona famiglia, dunque, riceve una buona educazione e vive gli anni in cui Pietroburgo è il centro dell'attività letteraria russa. E vede nascere le scuole dell'avanguardia che seguono il simbolismo, quindi il futurismo e l'acmeismo, e fino ad arrivare alle vicende della rivoluzione e ciò che segue la rivoluzione. Di conseguenza, lei cresce col mito di Bloch, e Bloch è il grande protagonista, come abbiamo già avuto modo di parlare di Bloch nei nostri precedenti incontri, in particolare quando parlavamo di Akhmatova e Tsvetaeva. Bloch è il grande protagonista del secondo simbolismo russo, domina la scena poetica per tutti i primi 20 anni del Novecento, quella definita epoca d'argento della letteratura russa, che vede una gran fioritura di poeti straordinari. E lei, Nina Nikolaevna, legge moltissimo, in particolare Tiuchev, Bloch, appunto, Ibsen, e inizia giovanissima a scrivere poesie e cresce col mito di Bloch e col mito di Akhmatova. Akhmatova, che in quegli anni si affermava come poetessa importante e che manterrà, crescerà questo ruolo lungo i primi 50 anni del secolo Novecento. Vado a leggere subito quelle che sono le impressioni di Nina e di una serata di lettura poetica alla quale assiste nel 1915, dunque all'età di 15 anni, e in cui vede esibirsi poeti straordinari di grande calibro come Bloch, Akhmatova, Kuzmin. Descrive Bloch e Akhmatova. Bloch si presentò sul palco diritto e serio. Il suo viso era leggermente arrossato, gli occhi chiari e i capelli folti gli incorniciavano ancora il viso come un'aureola. La luce elettrica li rendeva più luminosi del viso. Erano proprio come nelle fotografie, e tuttavia pareva diverso. Scorgevo sul suo volto una certa malinconia che non vidi mai più e non potei scordare. Le fotografie non la lasciavano trasparire. Quella sera sul suo viso c'era qualcosa di funereo, e forse ora, dopo la lettura dei suoi diari, dei suoi taccuini e delle sue lettere, si potrebbe affermare che era comparsa proprio in quegli anni per non abbandonarlo mai più. Si teneva sul lato sinistro del palco, con le mani in tasca, recitava: «Per un deserto prato paludoso vogliamo, noi soli. Come carte laggiù a semicerchio si sparpagliano i fuochi». L'Akhmatova indossava un vestito bianco con il colletto alla Maria Stuarda, come si usava allora. Era sottile, bella, elegante, con i capelli neri. Era sui 30 anni, all'alba della sua gloria, della gloria delle sue pause, della sua frangia, del suo profilo, del suo fascino. Recitava: «Non avrei più sue notizie», con le braccia incrociate sul petto, lentamente e con dolcezza.
Con quella serietà musicale che in lei era incantevole. Ci fu un altro intervallo, ma questa volta mi alzai e mi avviai verso il palco, circondata da una nebbia luminosa in cui scorse all'improvviso Tatiana Viktorovna, a braccetto con l'Akhmatova. Tatiana Viktorovna le arrivava alla spalla. Mi prese per mano e mi presentò all'Akhmatova. È la ragazza di cui le avevo parlato, scrive poesie. O forse anche lei scrive poesie. L'Akhmatova mi tese la sua mano asciutta. Come sta? Quel come sta, rivolto a me come se fossi una persona adulta, mi sembrò estremamente mondano. La stretta di mano mi lasciò l'impressione di qualcosa di minuto, di fresco nel mio palmo. Volevo fuggire per l'imbarazzo, l'agitazione, la coscienza della mia nullità. Ma Tatiana Viktorovna mi teneva stretta. In qualche modo, non ricordo assolutamente come, mi ritrovai accanto a Bloch nel camerino. Aleksandr Aleksandrovich, le presento una ragazza, scrive poesie. O forse anche lei scrive poesie. Anche Bloch disse: Come sta? La sua mano sfiorò per un attimo la mia e altrettanto durò lo sguardo. Una fitta nebbia coprì tutto, e in quella nebbia affondavano il viso immobile di Bloch, la ciocca di Kuzmin, gli occhiali di Sahlagub. Ritornai indietro di corsa, raggiunsi attraverso la folla il mio posto e mi sedetti. E ora? Pensai, dove posso andare? Cosa devo fare? E forse avrei dovuto fare qualcosa là, dire qualcosa, non stare zitta e darmi la gambe. E intanto il cuore batteva forte e impetuoso, ma lo sentivo io sola. Dunque, nel 1915 Nina Berbereva descrive l'incontro con i due grandi poeti, con i suoi idoli dell'adolescenza, e veniamo a sapere che anche lei scriveva poesie, aveva già iniziato a scrivere poesie. Ed effettivamente Berbereva, che si afferma poi come autrice in prosa, esordisce in versi e scriverà versi lungo tutto il corso della sua vita, versi pubblicati molto molto raramente, e che sono in seguito stati raccolti dall'autrice stessa negli anni Ottanta. È un destino che condivide con Nabokov, anche Nabokov esordisce in versi con lo pseudonimo di Sirin. Anche Nabokov è costretto a emigrare dopo la rivoluzione, emigra dopo la rivoluzione, passa da Berlino per poi andare negli Stati Uniti, prendere la cittadinanza americana e si afferma, Nabokov come romanziere, Nina Berbereva come autrice di racconti, solamente molto più avanti rispetto al tempo in cui scrive e soprattutto in traduzione. Berbereva, come detto, si afferma in prosa, la sua forma prediletta è il racconto lungo, il romanzo breve. Negli anni 30 escono L'accompagnatrice, Rock'n'Roll, Il Lacchè e la puttana e Le feste di Billancourt, e sono racconti o romanzi brevi importanti poiché mostrano quella che è la vita quotidiana dell'emigrazione russa a Parigi in particolare. Più avanti, in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, pubblicherà Il Giunco Mormorante, un altro racconto lungo in cui tratta il tema della vita segreta, della vita dell'amore e della libertà che si scontra con la vita quotidiana. Tornando alla vita di Berbereva, nel 1901 entra a far parte, nel 1921 entra a far parte dell'Unione dei Poeti di Pietroburgo. È l'ultima a vedere in vita Gumilyov, che verrà poi fucilato in quanto monarchico, dunque accusato di far parte di un complotto monarchico per ribaltare i bolscevichi, e conosce Kadasievich. Kadasievich è un poeta affermato, è di 15 anni più grande di lei, nasce nel 1886, e diventerà la terza moglie di Kadasievich. Vado a leggere la descrizione di Berberova del suo incontro con Kadasievich e del momento in cui scatta la scintilla e nasce tra i due quello che sarà un grande rapporto, un legame molto forte che continuerà anche dopo la separazione. I due si separano nel 1932, rimangono vicini, c'è una vicinanza spirituale totale tra i due fino alla morte di lui nel 1939. Esco sulla via coperta di neve, silenzio sotto l'arco, silenzio nella piazza. Pietroburgo nelle profezie di Gogol e di Dostoevskij e di Bloch è come una nave nella burrasca incagliata tra i ghiacci.
Passo vicino al monumento di Valadarsky e dall'angolo del Konnagvardieschi attraverso diagonalmente la piazza verso l'angolo della Morskaya e l'albergo Astoria, cadendo e sprofondando nella neve. Non un lume, non un suono, soltanto la bufera urla. Confuse figure di passanti camminano nel crepuscolo invernale grigio-bianco, già notturno. Attenzione, si scivola. Sento gridare dall'angolo opposto della strada, vicino alla Astoria. E dalla tormenta compare una figura con un colbacco di lontra appuntito e una pelliccia lunga quasi fino ai piedi, certamente non sua. La stavo aspettando, sono tutto intrizzito, disse Kadasievich. Andiamo a scaldarci un pochino, non ha paura di camminare con questo buio. Sapeva che al Zubov le lezioni terminavano alle 8 e stava all'angolo ad aspettare che io passassi. Mentre ci guardiamo, mi dice: La pelliccia di Misha, mio fratello, un avvocato di Mosca, per questo è così lunga. E la giubba è del frac rivoltato, sempre di Misha. Io ho caldo. E lei? Gli camminò accanto. Aveva un'andatura sciolta, era più alto di me, magro, agile ed elegante, nonostante i vestiti di Misha. Mentre prendevamo il caffè nello scantinato, mi interrogò. Abita con i genitori? Studia? Come sono i suoi genitori? È innamorata? Ha composto nuove poesie? Ha scritto ancora qualcosa sulla ramazza? Ad alcune domande non rispondo, per altre scendo nei dettagli. Papà e mamma naturalmente sono un ostacolo quando una persona ha 20 anni, ma nel complesso, se devo dire la verità, io li ho educati ad allentare i freni. Non ho niente da perdere se non le mie catene. Ma guarda un po', certo quando una signorina ha 20 anni, io ho detto quando una persona ha 20 anni. Ah, ho sentito male. Rifiuto categoricamente la sua offerta di accompagnarmi a casa con quella tormenta e lui non insiste. Ci togliamo le manopole e ci salutiamo all'entrata della Casa delle Arti. La sua mano è stretta e asciutta. Attraverso la porta vetrata, chiazzata di neve alla luce della lampada gialla, lo vedo salire le scale col bacco e pelliccia. Svolta lentamente, sparisce diritto con il viso levato verso l'alto. La sua sagoma mi rimarrà impressa nella memoria. E ancora. È alla festa di Capodanno del 1922 che i nostri rapporti assunsero per me un nuovo significato. Dopo 3 anni di fame, di freddo, di vita da cavernicoli, cominciarono all'improvviso a fervere progetti fantastici. Serate, balli, vestiti nuovi, perché aveva ancora tende o bauli della mamma. Nella città mezzo morta risuonavano frasi dimenticate, una bottiglia di vino in quattro, la prenotazione per la cena, l'invito al pianista. Il mio amico Vsevolod Rajdestvensky mi invitò ad andare con lui alla casa dei letterati la sera del 31 dicembre. Io acconsentii. Khadasievich mi chiese dove avrei festeggiato l'anno nuovo. Mi accorsi che aspettavo quella domanda e risposi che Rajdestvensky mi aveva invitato a cena. Non si capiva se ne fosse deluso o felice, e mi annunciò che ci sarebbe stato anche lui. Quella sera al mio tavolo sedevano Zamiatin con la moglie, Ciukovsky, Slanimsky, Fiedin con la sua amica, Khadasievich, Rajdestvensky e io. Franchi, allegri ed ebbri, per il mondo andiamo e cantiamo. E in tre da due bicchieri la sera a lungo beviamo. Domanderà la mia timida amica: ti dividi forse in due? Divento strabica. Ora guardo due in una volta. La mia vita è litoranea e di questo sono grata. Che cosa significa vita litoranea? Domandò Khadasievich, che era seduto alla mia destra. Litoranea è quella che si stende lungo la riva, la strada litoranea, la passeggiata litoranea. Mi stupivo che non capisse. Non quella vera, ma quella laterale. Può essere anche così. Cioè, soltanto per divertimento, se ne ho voglia ci vado, altrimenti rimango a casa. Beh, sì, sulla riva, la vita al margine, non quella vera. Khadasievich aspettò che Rajdestvensky, seduto alla mia sinistra, cominciasse a parlare con Fiedin, che gli stava di fronte, e poi mi disse piano: No, io non voglio essere litoraneo, io voglio essere vero. L'orologio batté mezzanotte, tutti si alzarono con i bicchieri in mano. Non potevo dirgli: Lei è già vero, non me la sentivo ancora. Poi Rajdestvensky sparì: Non l'avrà fatto apposta? E noi andammo insieme alla Casa delle Arti, percorrendo l'Abbazia Inaia. Il Nevski era illuminato a festa, era luna di notte. Nella Casa delle Arti, nella Sala degli Specchi, nei due saloni, nell'immensa sala da pranzo rivestita di legno, c'era una sessantina di persone. La cena era appena finita. Erano tutti lì, da Kim Walinsky a Ida, da Lung all'Akhmatova. Vedo la sala da pranzo, i salotti e il salone nel movimento continuo di visi conosciuti, giovani e vecchi, vicini e lontani. Nella sala da pranzo tutti mangiano e bevono. In salotto ballano quattro coppie che per miracolo sono riuscite a cogliere nell'Europa lontana, come un sogno, i balli alla moda. Gli altri, ammirati, stanno sulla soglia e assorbono avidamente le movenze sincopate del foxtrot,
mai sentite fino ad allora. Guardano le figure che dondolano strette strette. C'è profumo di ubiquan? Si sentono parole francesi, si offre champagne, non domandate da dove arrivo. Forse dalla cantina degli Eliseiev. Una bottiglia era finita in un angolo nascosto. Forse dallo spaccio di Zinoviev. Forse dalla dispensa della nonna. Noi siamo seduti su un divano del salone, la gente ci passa accanto senza guardarci, senza parlarci. Da un pezzo ha capito che non abbiamo tempo per nessuno. All'alba mi accompagna a casa dalla Moika alla Ciroshnaya. Restiamo per un po' nell'androne, il suo viso vicino al mio e la mia mano nella sua. E in quei secondi nasce tra noi un legame che diventerà di ora in ora più forte. Come detto, Berberova diventa la terza moglie di Kadasievich. Entrambi scelgono di emigrare nel 1922, si spostano prima a Berlino, poi per un periodo a Praga e infine nel 25 a Parigi. Rimarranno insieme fino al 32, quando si separano, continuando comunque questo rapporto di vicinanza spirituale di cui parlavo, finché Kadasievich muore nel 39. Berberova emigra. I due non hanno soldi, la vita degli emigrati russi è una vita molto difficile, una vita quasi di stenti. Devono cercare un modo per sostentarsi. Ad esempio, Zamiatin, una volta emigrato dall'Unione Sovietica, si ritrova a fare il tassista a Parigi, ma era il destino di molti, ecco. Berberova, una volta arrivata a Parigi nel 25, inizia a mantenersi traducendo. Dal francese al russo, scrive anche cronache, recensioni, inizia a scrivere per i giornali e diventa giornalista prima di farsi scrittrice e cominciare a scrivere in prosa i racconti di cui parlavo in precedenza. Parigi è un centro importantissimo per l'emigrazione russa. A Parigi si ritrovano grandi filosofi come Biardiavi, Scestov, Sergei Bulgakov, dei romanzieri, Bunin, Mireshkovsky, Kuprin, Riemisov e dei poeti, Kadasievich, Tsvetaeva, Georgi Ivanov. E Zinaida Gippius. Dunque, è un vero e proprio centro di cultura russa. È come se la Russia cosmopolita, l'intelligenza russa cosmopolita dei primi anni venti del Novecento si fosse spostata a Parigi, dove c'era appunto questo nuovo microcosmo, dove continuava la vita precedente alla rivoluzione. E nella sua autobiografia, dalla quale sto leggendo, Il corsivo è mio. Berberova descrive anche cosa significava Parigi nei primi anni del Novecento. Parigi non è una città, Parigi è l'immagine, il segno, il simbolo della Francia, il suo presente e il passato, l'immagine della sua storia, della sua geografia, della sua più recondita essenza. È una città intrisa di significati, più di Londra, Madrid, Stoccolma e Mosca, quasi allo stesso modo di Pietroburgo, New York e Roma. Parigi trasuda questi significati, ha tanti aspetti, è sfaccettata, parla del futuro e del passato. È stracolma di manifestazioni del presente e sprigiona l'aura pesante, ricca e densa del tempo in cui viviamo. Non ci si può vivere ignorandola, non è possibile isolarsi, rinchiudersi. Penetra comunque in casa, nella stanza, in noi stessi, ci cambierà, ci costringerà a crescere, a invecchiare, rovinandoci o innalzandoci, forse uccidendoci. Esiste presente ed eterna, sta intorno e dentro di noi. Puoi amarla o odiarla, ma non le sfuggirai. Parigi suscita una catena di associazioni e tu stesso ne sei un anello. Avvinto, non sei più quello di prima, ti inghiotte, ma è tua. Vi siete mangiati a vicenda, ti scorre nel sangue. E come detto in precedenza, Berberova è anche poetessa, nelle sue poesie, le sue poesie sono importanti poiché nelle sue poesie esprime una grande attenzione per il dettaglio e per l'impressione che sono poi presenti nelle opere in prosa che consiglio di leggere, e c'è anche tutto un senso una parte di memoria e senso dell'emigrazione, ricerca del senso dell'emigrazione, che ritorna poi nel corsivo mio di cui parlerò tra poco. Vado a leggere qualche esempio di queste poesie. Una si intitola Pietroburgo, una poesia giovanile scritta nel 22. Là gettò l'ancora una tranquilla città e si fece il vascello immobile. Tutt'intorno allargò le sue rive e trasfigurò ogni cosa attorno. E ora gli alberi maestri concentrano il loro incantevole ardore, guardano il buio e conficcano nel buio il rabesco che scintilla.
Non si distinguono i deserti confini dove sono le strade, dove le rive. Tra cortili, piazze, gallerie, un unico brivido, un'unica tormenta. Anch'io non molto tempo fa vivevo su quell'enorme vascello e attorno al più bello dei suoi alberi camminavo e aspettavo nella nebbia. Sapevo meravigliosamente obliare che vivessimo sul mare, quando nel corridoio deserto tu mi venisti incontro. Ricorda ora come si faceva barcollare, come si frangeva contro i bordi la tempesta, quando ti sembravano pochi, il silenzio e la quiete. E ancora una poesia in memoria della madre. Per le vostre storie, i racconti di Manica Jambon, enormi cappelli coperti di strass e diafani ventagli, si ravviva il ricordo dei giorni non ancora remoti dell'infanzia e mi facendo col capo l'immagine cara di mia madre lontana. Ricordo la vita così stretta da non trovarne ora di eguali. Ricordo il manicotto di pelliccia, premuto nel gelo contro le guance. Ricordo le piume del cappello invernale, l'occhialino di tartaruga e il lungo strascico nel salotto senza ritorno. Era accecante il tramonto degli ultimi balli prima della guerra. Nella notte, tra sonno e stanchezza, lo coglieva il mio sguardo assonnato di bambina. Lo splendore degli specchi a mezzanotte, intorno a me e su di me. Il dondolio di enormi orecchini, il fuoco azzurro della collana. Una mano sottile nel guanto bianco di pelle mi faceva in alto un segno di croce. Risuonavano i tacchi, scampanellavano alla porta d'ingresso in lontananza. Ricordo la sontuosa acconciatura, lo sguardo allegro, il volto tranquillo. Ricordo il bagliore assoluto delle unghie lucenti e il vestito col colletto di tulle, aveva quattro piccole stecche. E l'ombrellino di pizzo in luglio, la veletta sulla riva del mare. Questa bella signora radiosa, mia madre, torna tenera e caparbia a splendere nei miei ricordi grazie ai vostri discorsi. E la somma delle impressioni infantili mi attraversa la memoria. La morte di Tolstoj, di Eilis, la Duma e una carta geografica con le bandierine sopra. Le poesie di Berberova e in seguito. Il corsivo è mio, in russo cursive moi, in francese c'est moi qui souligne. Sono importanti poiché per lungo tempo costituiscono una delle più importanti testimonianze riguardo la Russia pre-rivoluzionaria, riguardo la rivoluzione, riguardo poi la vita dell'ambiente émigré dei russi a Parigi. Un ambiente che non è facile decodificare da un punto di vista oggettivo, poiché è fatto diviso in fazioni, quindi l'intelligenza emigrava perché è contraria al regime sovietico, ma si ritrovavano in questi poli dell'emigrazione varie fazioni che vivevano di scontri, gelosie, dicerie, e dunque è molto difficile trovare delle opinioni super partes, delle opinioni oggettive, e la memoria di Berberova è oggettiva. Lei ricorda con semplicità, semplicità che alcuni critici definiscono spietata e senza senso dell'indulgenza. E grazie a lei, se conosciamo tramite i racconti, prima parlavo della Chela Puttano, delle feste di Bilancourt, quella che era la quotidianità dell'emigrazione russa, ad esempio le feste di Bilancourt, fu elogiato da Nabokov. Nabokov difficilmente elogia, dunque è un grande riconoscimento essere elogiati da Nabokov. Fu elogiato da Nabokov poiché restituiva il linguaggio quotidiano dell'emigrazione russa, che è molto difficile comprendere leggendo le memorie, leggendo quindi uno stile letterario. Mentre nel corsivo mio, definita autobiografia e memoria assieme, dopo leggerò l'introduzione dell'autrice che va a chiarire cos'è per lei, cosa rappresenta per lei quest'opera, Nina Berberova disegna un quadro di quel mondo, un mondo dalle mille sfaccettature, dominato da figure enormi, in cui si muovono attori molto importanti, ma per larga parte, soprattutto andando avanti con gli anni, sconosciuti addirittura ai russi. Quindi la testimonianza è testimonianza di un'epoca eccezionale, non c'è alcun sentimentalismo, e diventa una scoperta per gli stessi russi. Quindi esce nel 1969 e costituisce una pietra miliare
per gli stessi russi che dall'Unione Sovietica non potevano o non conoscevano in modo approfondito quello che stava accadendo al di fuori. E quello che stava accadendo al di fuori nell'emigrazione, definita da Berberova una vera e propria missione. Vado a leggere un'altra poesia, sono pezzi di un poema che lei definisce poema lirico. Il 1920, incendi, esecuzioni, carestia. Sul lungo fiume della vecchia Senna ho dimenticato tutto. Vivo senza ricordare il tremendo avvicendarsi, non invoco ombre svanite. Vecchia trottola, la terra, qui per la prima volta mi è apparsa, non come un carro bestiame stipato, non come la casa paterna in fiamme. Che il fumo dei villaggi abbandonati, il fumo della patria, senza rimpianti, infine mi risparmi. Ne ho abbastanza di fumo e fiamme. Sulle rive della verde Senna sono libero di tubare i venti, sulle rive della verde Senna la vita e la morte ci attendono. Sul cimitero e sulla città un'unica distesa, non la vuoti con lo sguardo. Oh, terra trasfigurata in campi Elisi, qui noi camminiamo. Zoppica un mendicante, una bella ragazza si avvolge le spalle. Un ladro ispeziona l'appartamento, il catenaccio, le imposte di un ricco signore. E ricco, lui no, non va a piedi, ci passa accanto in macchina. E lancia uno sguardo tranquillo, uno sguardo di vetro, al passante. E più avanti. Ricordo il primo giorno della creazione, la gente che ricorda la Russia del passato, il suo senso, tenuta, titolo, spalline. Dinanzi a me visioni di sogno sorgono e tremolano. Serro il mio sguardo diurno e vedo il primo giorno della creazione. E non voglio patria, non voglio svegliarmi, sono ospite del re dei re. Sono di nuovo spirito, sì, di nuovo ombra. Vedo il primo giorno della creazione, l'aurora primigenia dell'universo. Lo dico, in questa vita non serve molto al vagabondo, al pellegrino, a me. Non abbiamo nostalgia di una patria di pentole sul fuoco. Il 1920 l'abbiamo dimenticato. Ed ecco la mai obbligata festa dell'Eden mi apparve a mezzanotte come monito sull'universo. Per la seconda volta vidi la Valle Levantina, il primo giardino delle delizie. Di nuovo udii rumoreggiare l'Eufrate. Oh, metà della vita. Oh, mie visioni di sogno, siete più dolci dell'amicizia e dell'amore. E ancora. E se sono qui tra gli altri, non sono in esilio, sono in missione. E non c'è stato alcun esilio, non ci sono mai stati i miei peccati. Ed ecco, la missione è la missione di conservare questa cultura, di portare avanti quella straordinaria fioritura che era propria della Pietroburgo degli anni venti. E in cursive moi, nel corsivo mio, Berberova dichiara all'inizio del libro quelle che sono le sue intenzioni. Vado a concludere, perché vedo che non manca molto, con le prime pagine del libro, il primo capitolo intitolato Il nido e il formicaio, che è una dichiarazione di intenzioni. Questo non è un libro di ricordi, questo libro è la storia della mia vita, il tentativo di raccontare questa vita seguendo un ordine cronologico e di scoprirne il significato. Ho amato e amo la vita, e non meno della vita, ma neanche di più, amo il suo significato. Scrivo di me nel passato e nel presente, parlo del passato con il mio linguaggio del presente. In momenti diversi mi è capitato di scrivere brani di memorie e, quando parlavo di me stessa, non mi sentivo completamente a mio agio. Era come se imponessi al lettore un protagonista che egli non si aspettava da me. Qui parlerò più di me che di tutti gli altri, presi insieme. Quasi tutto riguarderà me, la mia infanzia, la mia giovinezza, gli anni della maturità, i miei rapporti con gli altri. Ecco il disegno di questo libro. Il mio pensiero vive non soltanto nel passato, come memoria, ma anche nel presente, come coscienza di me stessa nel tempo. Il futuro può anche non esserci affatto, essere breve, schematico e frammentario. Nella mia coscienza la storia della mia lunga vita ha un inizio, un punto di mezzo e una fine. Nel corso della narrazione risulterà chiaro quale sia per me il senso di questa vita, o forse di ogni vita, e quale sia la strada che porta a questo senso, o quantomeno la direzione in cui cercarla. Racconterò della conoscenza di me, della mia liberazione, di come mi sono scoperta, della mia maturità, che mi ha dato il diritto a questa scoperta, della solitudine nel formicaio, che per me ha sempre avuto qualcosa di più allettante e fruttuoso della solitudine nel nido. L'autobiografia, a differenza delle memorie, è palesemente egocentrica. L'autobiografia è il racconto di se stessi, le memorie è il racconto degli altri.
Tuttavia succede che anche le memorie indirettamente parlino più dell'autore che non delle persone di cui egli narra. Ed ecco, concludo dicendo che il corsivo mio è sì, come abbiamo visto, una scoperta dell'autrice, ma che, come ho affermato in precedenza, va a ricostruire tutta quella rete di rapporti, rapporti che sono rapporti appunto dell'autrice con personaggi di spicco dell'intellighenzia russa, della Pietroburgo dei primi anni venti del Novecento e poi della Pietroburgo dell'emigrazione. Dunque aiutano a ricostruire questa vita che continuava a svilupparsi nell'emigrazione russa, in particolare a Parigi, e vanno a dare un disegno di quella che è la vita e la cultura russa all'estero. Vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo episodio della mia rubrica Donne del Novecento Russo. Grazie.